C'era una volta un giovane buono e gentile, molto povero. La sua unica ricchezza era un bufalo che lo accompagnava sempre. Per questo tutti lo chiamavano Niu Lang, che come tutti sanno in cinese significa bovaro. Niu Lang, ormai sei diventato grande, è il momento di avere una moglie e una famiglia. Chi ha parlato? Ma qui sono solo. Allora sei tu. Tu sai parlare e non mi hai mai detto niente. Sono io che ho parlato. Non sono un bufalo come gli altri, sono una creatura celeste. Non ho mai parlato prima perché non è saggio far sapere che capisco e sto a parlare. Ma tu mi costringi, sono stanco di sentirti lamentare e piagnucolare. Se il tuo problema è sposarti, sposati e piantala di lamentarti. Ma io sono povero. Come posso mantenere una moglie e una famiglia? Hai braccia robuste e sei onesto. Sono sufficienti come regalo di nozze. Ti voglio confidare un segreto. Una volta all'anno le fate celesti hanno l'abitudine di scendere nel mondo dei mortali per osservare da vicino le vicende degli esseri umani. Si possono vedere sulle rive dei fiumi e dei laghi mentre si divertono nuotando e giocando fra di loro. Oggi è proprio quel giorno e se tu vai a quel laghetto che conosci bene le potrai vedere. Ma prima nasconditi e poi guarda come puoi fare per fare amicizia con una di loro. Niu Lang va dunque a nascondersi dietro un boschetto di canne di bambù presso il laghetto. Dopo un po' di tempo, come aveva annunciato il bufalo, si verificò il miracolo. Un gruppo di 7 fate celesti arrivò dal cielo, fluttuando dolcemente nell'aria. Si posarono sulla riva del laghetto, si spogliarono, lasciarono i vestiti sulla riva e si tuffarono felici nell'acqua per mettersi a giocare. Niu Lang guardava estasiato e senza farsi vedere si era avvicinato. Aveva preso i vestiti della più piccola e li aveva nascosti. Alla vista di un mortale le fate scapparono impaurite, ma solo Jinyu, la più piccola, non trovando i suoi vestiti, rientrò nell'acqua per non farsi vedere tutta nuda. Niu Lang rimase colpito dalla bellezza della principessa e se ne innamorò. Si fece coraggio e le parlò. Mi sono innamorata di te e ti chiedo di sposarmi. Ma io sono una fata e tu un mortale, non è possibile. E poi ti prego, ridammi i vestiti. Ma così tu volerai via e io non ti vedrò più. Non posso, per volare ho bisogno di quel ventaglio di piume magico che sta insieme ai miei vestiti. Niu Lang, che era gentile, commosso dall'imbarazzo della principessa, le porse i vestiti con il ventaglio e si voltò dall'altra parte. Anche la principessa era commossa per la gentilezza di Niu Lang. Parlarono così bene per tanto tempo che finalmente Niu Lang riuscì a convincere Jinyu e anche lei si innamorò e decise di rimanere con lui. Niu Lang condusse la principessa nella sua povera casa. Questa è la mia casa. Mi dispiace che sia così piccola e così povera. Non ti preoccupare, io sono magica e la farò diventare bellissima. Il tempo passava. Lei, con i colori dell'alba, tesseva stoffe meravigliose che lui andava a vendere al mercato. Erano molto felici. Intanto, nel Palazzo Celeste, la regina si ricordò che da tempo non vedeva le sue 7 figlie. Erano trascorsi almeno 2 anni da quando le aveva viste l'ultima volta. Guardie, andate dalle mie figlie. Dite loro che desidero vederle. Buongiorno, madre. Desiderava vederci? Certo. Ma aspetta, aspetta. Fatelo un po' vedere. Ci siete tutte? E vediamo un po'. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mi devo essere svegliata. 1, 2.
2, 3, 4, 5, 6. Ma ne manca una. Dov'è la vostra sorella minore? Rispondete. Non lo sappiamo, è rimasta sulla terra. Che cosa? Cos'è questa storia? Cosa fa laggiù? Travoltarli senza il mio permesso. Guardie, accorrete qui e subito. Avete chiamato, maestra? Andate subito a cercarla e conducetela qui. Cercate dappertutto. Guai a voi se non la trovate. Pagherete con il taglio della vostra testa. Subito, maestra. A suoi ordini, maestro. Ma se vuole seguirsi, rapitela. Tripurbicco di vi rivedere quel vovaro, mia figlia sposata a un dovaro che vive in una capanna e per di più lavora come la persona del cuore. D'ora in poi non lo vedrai mai più. No, madre, io lo amo e voglio stare sempre con lui. Ginyu, piangente, traversa il cielo per raggiungere la terra. Intanto New Lang, anche lui piangente, cerca di raggiungerla. Ma la regina scaglia una moltitudine di stelle che formano un fiume invalicabile che separa per sempre i due amanti. Gli abitanti del cielo sono commossi e vorrebbero aiutarli. Per fortuna compaiono due gazze che in volo trasportano un ponte che unirà le due sponde del fiume almeno una volta all'anno. Questo succede in un giorno speciale che per i cinesi è quello in cui avvengono i fidanzamenti, un po' come il nostro San Valentino. Così, almeno una volta all'anno, New Lang e Ginyu possono incontrarsi.